Ciao amici calciopatici, eccoci qua alle pagelle di Frosinone Juventus. Come potete sentire dalla mia voce, ancora le mie condizioni non sono al top. Mi sono un attimo custodito, come si dice, sebbene il dovermi fare ancora di tachipirina fa sì che io sudi come un catamarano e quindi proseguiamo così. Ma andiamo subito allora a queste pagelle della ardua partita Frosinone-Juventus, dal mio punto di vista forse una delle più brutte partite della Juventus di quest'anno per come è stata capace di affrontarla, non per i valori ovviamente che ha saputo mettere in campo. Ma andiamo alle pagelle, come ho detto. Szczęsny 6, potrebbe essere un 6 e mezzo, ma tanto poco è stato il suo venir chiamato in causa durante la partita che la chiudiamo con un 6 proprio per non dare un senza voto proprio minimalista. Cuadrado 6 anche a lui. In una prima fase il ruolo di terzino, secondo me, era un po' fuori concetto, si è dovuto un attimo adattare, poi quando si è trattato di dover essere sempre continuamente su sulla fascia, si è adattato un po' meglio, 6 è sufficienza. Rugani, anche lui 6, non sempre perfetto, non dà ancora quelle sicurezze che ci si dovrebbe aspettare dal sostituto di Bonucci, però frena tutto quello che c'è da frenare in questa partita col Frosinone. Chiellini 6 e mezzo, sarebbe stata una prestazione anche da 7, tanto è stato sempre continuamente fisicamente sul pezzo, sempre addirittura a prenderlo in palla, a trascinare su perché sembrava che il resto della squadra stesse solo a giocare in orizzontale, non sapesse trovare, allora pigliava sulla palla, lui si involava nonostante fosse chiamato appunto semplicemente a fare il difensore. Unica cosa sì, forse non ha inciso come a volte capita arrivando col suo colpone di testa, ma non è che gli siano arrivati dei cross decenti dagli angoli o quant'altro. Dicevo, da 7 ho dovuto ridurre a 6,5 perché nell'ultimo 10-15 minuti di partita, quando invece l'abbiamo insaccata noi, forse talmente stanco e provato da correre per 3, ha fatto 2-3 strafalcioni, ma nulla di che, però così che tu dici, ma una dietro l'altra, me la va a sbagliare. Vabbè. Alexandro 6, anche lui da una parte un po' spinge, non sempre convince, forse poteva essere un 6 e mezzo, però il cross giusto giusto quando lo deve mettere non c'è, il fraseggio perfetto non c'è, rientra ma è un po' prevedibile, non sbaglia particolarmente, però più di un 6 non glielo do. Bentancur 5 e mezzo. Ecco, nel centrocampo di oggi è stata un po' la peggior delusione. A parte un giallo un po' così da irruenza, proprio di testa, secondo me, l'ha affrontata con il piglio del ragazzotto un po' fenomeno, del ragazzotto un po' che non si sacrifica, che gli è tutto dovuto, non proprio quindi con animo Juventus. Mi dispiace perché è uno dei tre oltre a Pjanic e Emre Can su cui mi sembra insomma quest'anno si possa basare la nostra fantasia e invece di fantasie ne ha messa ben poca. Ah, Pjanic, dimenticavo Pjanic, ma anche lui 6 perché anche se l'ho visto meno lezioso, letargico di altre volte, era agevolato dal fatto che c'era Emre Can che gli faceva un po' il suo lavoro, cioè andava lui a prendersi la palla da dietro, portarla su e quindi era un po' più libero di giocarsi. Il problema è che in questa libertà di giocarsela, di ispirare, dare una qualche palla effettivamente ficcante, questa palla alla fine non è arrivata. Frosinone faceva muraglia e non è riuscito a inficcarcela. Quindi questa volta che poteva avere l'occasione, purtroppo non gli ha detto bene, anche lui 6. Emre Can 6 e mezzo, continua la sua striscia positiva, continua a convincermi, dei tre anche più di Pjanic era quello che prendeva palla da dietro, la portava su e anche si smarcava per poter creare una qualche azione, poterla dare a qualcheduno, anche se poi erano super marcati. Dybala 6 e mezzo, ho intravisto un po' più l'impegno, non era la partita perfetta per lui, almeno per come l'ha messo su. Ribadisco Allegri, Dybala mi sembra perfetto per quel fraseggio veloce al limite dell'area. Il prendere palla da molto dietro non ha la velocità, il dribbling di Costa sul lungo, non ha lo stop col tocco a seguire e la freddezza che poteva averti un Higuain quando si creava l'occasione da gol. Quindi secondo me
Finché non lo utilizzano col fraseggio con Ronaldo, con Douglas Costa lì vicino, tac tac, veloce, metti in condizione di segnare dentro l'area di rigore oppure prendi palla a terra. Però si è sacrificato e quindi premio con un 6 e mezzo perché comunque non ha sprecato nulla, ha fatto più, sembrava, cercava di concentrarsi, una partita di testa, sebbene appunto non da fenomeno. Ronaldo, fino a prima del gol, mi aveva fatto talmente incazzare per via del suo solito gioco in cui bassa la testa e la rialza solo per dare un passaggio banalissimo dopo che ha capito che tutti gli altri gli sono messi davanti a muro invece di liberare un po' prima, fare una giocata un po' più pregna di significato. E allora avrebbe preso da me stavolta veramente un 4 e mezzo, perché oltre a quello aveva ciccato dei palloni incredibili. Sì, continua a tirare in porta, continua ad essere quello più pericoloso di tutti perché purtroppo tutti gli vanno addosso, tutti se lo stramarcano e quindi non ha la libertà di fare quello che potrebbe fare qualsiasi altro. Però prima del gol, quindi premiamo sicuramente il gol, veramente una prestazione in cui il fenomeno mi era scomparso e in cui si dimostrava che non è lui la chiave con cui si riusciva a scardinare questo Frosinone fino a prima. Poi però segnato e sicuramente la sufficienza gliela diamo. Mandzukic 6, all'inizio anche lui sembrava andare subito a prendere palla ovunque, a volersi sacrificare, bla bla bla, però anche lui, vuoi che non gli sono arrivate palle giuste, vuoi che una cosa o un'altra, in mezzo alla muraglia dei difensori del Frosinone è praticamente quasi come scomparso, solo la decenza 6. Bernardeschi, giocatore ficcante del match, gli diamo 7. Stavolta 7 perché ha una prestazione buona, pur essendo entrato in corsa, ha aggiunto un gol e quindi lo premiamo per questa costanza di prestazioni. Quindi un 7 meritato, sebbene ecco anche lui, quando si trattava di arrivare, di schiantarsi con tutti quei difensori, più di tanto non poteva fare. Però lo sta forse cercando di mettere in posizioni che gli si possono addire e essere, anche per essere un po' meno prevedibile. Cancelo 6 e mezzo, a posto di Cuadrado, è entrato subito, sembrava quasi un po' più convinto, quasi saccente di sapere il fatto suo ed effettivamente anche grazie alla sua freschezza qualche giocatore se l'è saltato ogni tanto, anche qui non per riuscire poi dopo a fare chissà quale azione capace di scardinare la difesa, però insomma fresco, ai tante, sul pezzo. Matuidi 6, praticamente è entrato solo per dare nuove forze nell'ultima parte, ma non è che ce ne sia poi stato chissà quale altro bisogno. Infine, Allegri 6, perché ribadisco, quando si va di fronte a un Frosinone che ti mette davanti una squadra con 9 giocatori schierati a fare diga davanti all'area di rigore o dentro l'area di rigore, tu devi cercare di prendere delle contromisure. E secondo me non ha trovato ancora quelle giuste e continua a fare questo allargare sulle fasce, allargare sulle fasce, ma anche se allargava sulle fasce, poi non riusciva a far sì che questo allargamento fosse particolarmente produttivo o questi cross fossero potenzialmente pericolosi, eccetera, eccetera. Quindi è riuscito a sbloccarla, forse meriterebbe un 6,5 per anche qualche idea di formazione, ma anche di sostituzioni sempre abbastanza corrette, però non, diciamo che rimaniamo sul 6, è andata bene, rimaniamo sul 6, ribadisco la mia sufficienza finché, anche se non mi ha convinto troppo il gioco, finché continuiamo a vincere, a portare a casa 3 punti, ho promesso che l'Allegri se la becca e quindi così è. Anche per queste pagelle quindi è tutto, ci sarà il turno infrasettimanale, quindi ci si vede per Juventus-Bologna. Speriamo che il Bologna non sia tornato in forma giusto per venire a incontrarci noi dopo che ha battuto la Roma. Mi raccomando, come al solito, dite la vostra su questi voti o sui voti che avreste dato voi ai giocatori, quindi commenti e iscrivetevi. Ci si vede al prossimo video. Ciao!